A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso del 4,44%. Sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100, che si ferma a 7.486,29 punti, ritracciando del 4,19%. In ribasso il Nikkei 225, meno 1,37%. Sulla parità l'indice cinese, meno 0,11%. Bilancio positivo per i mercati finanziari del vecchio continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,30%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,44%, Parigi avanza dello 0,26%. In buona evidenza a Milano il comparto materie prime, con un più 4,94% sul precedente. Grande giornata per Tenaris, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,78%. È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che delle vendite al dettaglio. Si attende sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e dell'ISM non manifatturiero.